Ben ritrovati a tutti, spero vi stiate godendo le vostre vacanze. State correndo oppure vi state solo godendo il vostro cocktail in spiaggia? Beh, sicuramente durante questo periodo è meglio ridurre gli allenamenti, il caldo insomma non aiuta, ma comunque un mantenimento oppure qualche allenamento più veloce ma più corto va sempre bene. Prima di iniziare volevo solo ricordarvi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like in caso in cui il video vi piacesse. Oggi confronteremo due scarpe, la Adidas SL20 e la Brooks Hyperion Tempo. Entrambe le scarpe sono neutre e molto leggere. La SL20 pesa solo 237 grammi nella versione maschile, nella mia taglia che è un 44, la Hyperion Tempo pesa 221 grammi, quindi un bel po' più leggera rispetto alla SL20. Il drop di 10 mm nella SL20 e di 8 mm nella Hyperion Tempo. Più o meno l'altezza delle scarpe è la stessa. Per la SL20 abbiamo 29 mm sull'area del tallone verso 19 mm sull'area dell'avampiede, invece 28 mm per la Hyperion Tempo con 20 mm sull'area dell'avampiede. Per cui diciamo che a livello di altezza le due scarpe si equivalgono. Relativamente alla suola, la SL20 usa una mescola molto buona, la Continental, che permette un'aderenza superiore anche su terreni più scivolosi, un composto che è stato migliorato con lo scopo di offrire una risposta più ambiziosa su diverse superfici di allenamento. Mentre la Hyperion Tempo usa una suola in gomma, molto dura e resistente, ma con un grip subbagnato non paragonabile al grip della SL20. Per cui come grip sicuramente la SL20 è superiore, specialmente sul bagnato. Le suole della SL20 usa una tecnologia chiamata Light Strike che garantisce una buona ammortizzazione e reattività, più leggera della classica schiuma Boost utilizzata da Adidas, e favorisce una transizione del piede molto veloce in fase di rullata, senza rinunciare però al comfort. La Hyperion Tempo usa invece la nuova ammortizzazione DNA Flash che conferisce a questa calzatura leggerezza e reattività, ma anche un'ottima fluidità durante la fase di transizione dell'appoggio, che la candida a essere utile per abbassare la fatica negli allenamenti e per cui riduce così i tempi di recupero. In termini di durata dell'intersuola, quindi della schiuma Light Strike, nel caso della SL20, ho fatto più di 100 km con questa scarpa ed ovviamente ancora come nuovo. Con la Hyperion Tempo invece ho fatto circa 50 km, per cui non posso ancora giudicare. Tra le due intersuole, in termini di ritorno di energia durante gli allenamenti di interval training, sicuramente la DNA Flash della Hyperion Tempo l'ho trovata superiore, in quanto l'energia restituita in fase di spinta si sente molto. In termini invece di versatilità mi sono trovato meglio con la Light Strike, in quanto anche i ritmi più lenti mi hanno garantito un comfort migliore rispetto alla Hyperion Tempo, che a ritmi più lenti fatica un po' e a mio parere non mi ha fatto molto. Relativamente al sistema di torsione, il sistema di torsione è molto leggero nella SL20 e funziona bene in termini di stabilità, anche in curva, dovuto al fatto che si estende anche sulla parte dell'avampiede. Sulla Hyperion Tempo non c'è alcun sistema di torsione e questo si sente molto in termini di stabilità, soprattutto se confrontata con la SL20. Per cui se state cercando una scarpa stabile, la Hyperion Tempo non è di sicuro la scarpa che fa. Passando sull'area del tallone, sicuramente la protezione sul tallone è buona in entrambe le scarpe. Nella SL20 c'è un po' più di schiuma e quindi si ha una sensazione di maggior comfort, specialmente se si appoggia di tallone, ma non direi solo per la schiuma, ma più che altro per la larghezza del tallone. Infatti nella SL20 l'area del tallone si estende per una lunghezza di circa 8.2 cm, mentre nella Hyperion Tempo di solito 8 cm. Questo si traduce in una maggiore leggerezza e quindi miglior ritorno di energia in fase di rullata nella Hyperion Tempo rispetto alla SL20, ma anche ad una migliore stabilità di quest'ultima rispetto alla Hyperion Tempo, specialmente ai ritmi più lenti, rendendo la SL20 una scarpa più versatile rispetto alla Hyperion Tempo. Sulla parte posteriore del tallone, entrambe le scarpe offrono una superficie protettiva molto comoda che non arreca alcun fastidio, anzi ne favorisce il comfort. La tomaia in entrambe le scarpe è molto leggera, anche in giornate calde il piede respira bene. Tra le due sicuramente la Hyperion Tempo mi è sembrata più leggera della tomaia della SL20 e anche meno resistente.
Per quanto riguarda la calzabilità, la tomaia della Epirion Tempo è più elasticizzata della SL20 e calza meglio, soprattutto nell'area dell'avampiede, in quanto quella della SL20 nell'area dell'avampiede è un po' abbondante. In termini di stabilità, nonostante la calzabilità non sia ottimale nella SL20, comunque l'ho trovata migliore perché è meno elasticizzata rispetto alla Epirion Tempo, che tra l'altro usa anche lacci elastici e in curva o ritmi più elevati. Perde un po' di stabilità, specialmente se confrontata con quella della SL20, che tiene il piede molto più fermo, sia grazie alla tomaia, che non è così elasticizzata, ma anche grazie all'uso di lacci classici. Relativamente al rapporto qualità-prezzo è ottimo nella SL20, che si può trovare sul mercato con un prezzo intorno agli 80-90 euro, e buono nella Epirion Tempo, che si può trovare sul mercato con un prezzo intorno ai 130 euro, considerando anche l'innovazione dell'intersuola DNA Flash costruita con il nuovo sistema di infusione di azoto. Per quanto riguarda invece la durata della scarpa, la SL20 la vedo più resistente sul lungo periodo, sia per la suola che per la tomaia, e in generale mi sembra una scarpa più versatile. Da Epirion Tempo si vede proprio che è una scarpa minimalista, soprattutto nella tomaia, nel peso, insomma è una scarpa più per allenamenti veloci e mi dà l'impressione che non ci sia da aspettarsi molto in termini di durata. Relativamente ai lacci, i lacci sono della misura giusta in entrambe le scarpe, sono di tipologia tradizionale nella SL20 e elastici nella Epirion Tempo, ed il sistema di fissaggio funziona molto bene nella SL20, un po' meno bene nella Epirion Tempo dovuto al fatto che i lacci appunto sono elastici. L'estetica è molto bella e le colorazioni disponibili sono belle per entrambe le scarpe. La SL20 è più curata nei dettagli, come ad esempio la scritta SL20 nei terminali dei lacci, ma il design della Epirion Tempo mi piace molto. Relativamente alla calzabilità, la Epirion Tempo ha la parte dell'avampiede di poco più larga della SL20 e si sente un po', non tanto fortunatamente, per cui la Epirion è una scarpa che potrebbe andare bene anche chi ha una pianta del piede larga, ma se si ha un piede mago come il mio, attenzione, perché potrebbe essere leggermente abbondante, lasciare quello spazio dell'avampiede che poi è fastidioso durante la corsa. Per cui sicuramente tra le due scarpe, sulla parte dell'avampiede preferisco la SL20, anche se la tomaia è leggermente più abbondante. Passando alle linguette, le linguette sono differenti, comunque entrambe tradizionali e non soffietto, e tra le due quella della Epirion Tempo è a mio parere superiore, in quanto è sottile sui lati ma usa una leggera imbottitura che garantisce un comfort migliore proteggendo il collo. Imbottitura inesistente nella linguetta della SL20, anche se devo dire che non ho avuto mai alcun fastidio neanche con la SL20, ma comunque tra le due preferisco la linguetta della Epirion Tempo. Se dovessi consigliare questi modelli di scarpe, sicuramente la Epirion Tempo la consiglierei per runner di livello intermedio, veloci e non troppo pesanti. In allenamento la utilizzerei per interval training o per allenamenti comunque veloci, ampiamente sotto i 4 minuti e 30 secondi al chilometro, ma non la utilizzerei per allenamenti veloci in pista a causa della quantità di schiuma utilizzata. Per le gare invece direi che è molto versatile, infatti la utilizzerei per una 5 km, una 10 km, una mezza maratona e probabilmente anche per la maratona. La SL20 è invece una scarpa che mi sento di consigliare per tutti, soprattutto per allenamenti veloci e per run di livello intermedio per qualsiasi tipo di allenamento. Considerando che ha un passo inferiore ai 4 minuti e 30 al chilometro, garantisce davvero un ottimo comfort, e ad un passo ancora più lento dei 4 minuti e 30 al chilometro garantisce un comfort migliore rispetto alla Epirion Tempo. Per le gare invece è molto versatile, per cui la userei a partire da una 5 km fino alla maratona probabilmente, anche se per una 5 km tra le due probabilmente sceglierei la Epirion Tempo. In generale comunque la SL20 la trovo una scarpa più versatile rispetto alla Epirion Tempo. Per cui tra le due qual è la vincitrice? Beh, dipende sempre dall'utilizzo che ne volete fare, ma sicuramente se state cercando una scarpa con allenamenti veloci o interval training, non ci sono dubbi, la vincitrice è la Epirion Tempo, a scapito della durata della scarpa, però in quanto più minimalista. Se state invece cercando una scarpa più versatile da poter usare sia per allenamenti medio-lunghi che in allenamenti veloci, magari non in pista, e allora la SL20 è la vincitrice, anche a favore di una maggior durata della scarpa. Detto questo, potete trovare la
recensione completa di entrambi i modelli sul link che vi lascio qui in alto. Vi ricordo sempre di lasciare un like nel caso in cui il video vi fosse piaciuto e di iscrivervi al canale, in quanto più siamo e più riusciremo a continuare a vedere altri articoli da running insieme. Vi auguro quindi una buona vacanza a tutti, mi raccomando, allenatevi, non tantissimo, ma continuate insomma a mantenere il vostro allenamento, e ci vediamo prossimo. Ciao.